Sono iniziati i lavori per i bellissimi affreschi della Chiesa Ortodossa di San Simeone il Giusto ed Anna Profetessa a Pescara, primo edificio ortodosso costruito in Abruzzo. Il dipinto della Cappella Bizantina d'Abruzzo è di ispirazione bizantina, ma è rivolto all'uomo di oggi, dice il parroco Padre Alin. Il progetto iconografico è stato approvato dalla Commissione di Pittura del Patriarcato di Romania. A seguito dell'asta, l'opera nella tecnica al fresco è stata affidata al pittore di chiese Sorin Efros, artista di prima categoria. Per la compilazione del programma iconografico si è tenuto conto della destinazione della chiesa, della struttura architettonica del monumento e dei santi patroni della stessa. Tutti i fedeli cittadini possono contribuire al progetto pittorico attraverso bonifico sul conto della parrocchia San Simeone il Giusto ed Anna Profetessa. Con la benedizione di Sua Eminenza Monsignor Siluan e la benevolenza, dice il parroco della diocesi cattolica di Pescara Penne, si decise di istituire la parrocchia ortodossa rumena nella città di Pescara a partire dal 2011. La presenza della comunità rumena è infatti aumentata notevolmente negli ultimi 10 anni, portando il numero di cittadini nella provincia di Pescara da 217 residenti nel 2002 a 4.114 residenti all'inizio del 2011, secondo l'Istat. Nella nostra parrocchia, dice Padre Alin, si svolgono varie attività sociali e culturali. I lavori di costruzione della chiesa parrocchiale sono iniziati il 1 giugno 2017. Nel 2018, nella festa di San Tommaso Apostolo, il 6 ottobre, i lavori della nuova chiesa sono stati benedetti da Sua Eminenza Siluan, vescovo della diocesi ortodossa rumena d'Italia, accompagnato da un gruppo di sacerdoti. Alla vigilia della Natività di Gesù Cristo nel 2020 è stata completata la costruzione della tettoia in legno che circonda la costruzione del muro della chiesa.